Sindaco, alla BIT di Milano Mesagni viene da protagonista, diverse sono le iniziative che proponete. Sì, intanto parliamo di Mesagni 2024, si tratta del nostro progetto che abbiamo presentato per diventare capitale della cultura italiana e che è un progetto molto interessante che noi porteremo comunque avanti grazie alla collaborazione di molti soggetti privati, ma anche grazie alla collaborazione della Regione Puglia e di altri soggetti pubblici. Oggi presentiamo qui il lavoro prodotto. Trasmetteremo il cortometraggio di Paolo Eggis, il regista che ha vinto 3 Oscar nel 2006 con Sergio Rubini che ha fatto da attore, e poi successivamente presenteremo un'altra iniziativa di un certo rilievo, perché dal 23 al 25 aprile a Mesagni si terrà un festival della cultura intitolato Culturare. Ci saranno 80 eventi culturali che parlano a tutte le generazioni, a partire dai bambini, e saranno coinvolti anche molti comuni, almeno 30 comuni pugliesi che verranno a parlare delle loro bellezze e quindi a promuovere le proprie città. Un vero valore aggiunto, insomma, quello che offrite al turismo culturale e culinario della nostra regione. Eh sì, perché dice bene, oltre diciamo, all'aspetto culturale, noi evidentemente abbiniamo l'enogastronomia, tant'è che il 25 aprile all'interno di Culturale ci sarà la sagra del carciofo. Mesagni e Brindisi sono importanti perché vi è un carciofo di marchio DOP, un carciofo particolare, e quindi promuoveremo anche i nostri prodotti enogastronomici, e quindi siamo, insomma, ben felici di rendere anche un servizio al territorio.